Ciao amici, eccoci in diretta. Oggi vi parlo delle meravigliose teiere di Ghisa. Nel video di mercoledì vi ho raccontato come preparare una tisana perfetta e vi ho mostrato una teiera, quindi tanti mi avete scritto e mi avete detto: ma come sono? Faccene vedere di più. Quindi oggi vi mostro tutte quelle che abbiamo disponibili in negozio. Ogni teiera di Ghisa all'interno contiene il filtro. Così potete utilizzarla con le vostre tisane sfuse preferite, con tutti i gusti di tè. Poi la teiera di Ghisa è proprio come un culto, quasi come una caffettiera, come la moka. Ci sono per esempio le nonne che non le lavano mai con il sapone, quindi lo stesso funziona anche con la teiera di Ghisa. Più la utilizzate, più ci preparate la vostra tisana, il vostro tè, più la tisana e il tè diventa proprio buono. Quindi dentro all'interno la lavate semplicemente con un panno umido con l'acqua calda, potete poi scaldarla e utilizzarla su tutti i tipi di fornelli, quindi le piastre elettriche, l'induzione, il fornello a gas, quindi scaldate l'acqua direttamente nella teiera di Ghisa, oppure c'è chi preferisce con il bollitore elettrico. Se volete mantenere la tisana ancora più calda, un consiglio potrebbe essere: versate una tazza all'interno della teiera, riscaldate bene le pareti della teiera, gettate la prima acqua e poi mettete in infusione con una seconda passata. Quindi gettate la prima acqua che ha scaldato le pareti, poi riempite ancora con l'acqua bollente, mettete in infusione il vostro tè, la vostra tisana, il tempo necessario. Poi togliete il filtro, utilizzate il coperchio e la vostra tisana rimane calda veramente per ore, come con i vecchi caloriferi di Ghisa della nonna. La prima che vi faccio vedere è questa, verde. Vi dicevo che ogni teiera è dipinta a mano, ha una decorazione differente, quindi ogni teiera è un pezzo unico. All'interno della confezione avete poi il certificato su come si tratta, come si lava, come si pulisce, come si utilizza e il fatto che sia proprio unica. Quindi vi faccio vedere, oggi approfittiamo di questa bella giornata di sole per farvi vedere anche i colori, che spero si vedano bene anche con il cellulare. Questo è un bel verde, un bel verdone deciso, con tutti questi puntini in rilievo, quindi con la forma un pochino svasata. Hanno una diversa capacità che vanno dai 600 ml fino a 1,2 L. Quindi questa è una di quelle un pochino più piccole, 800 ml. Appunto, tutte hanno il filtro all'interno. E questa verde è la prima che vi faccio vedere. Ora vi faccio una carrellata, ve le faccio vedere proprio tutte, tutte una per una. Se vedete una teiera che vi piace, che volete utilizzare per i vostri regali di Natale, che volete acquistare per voi, o fate uno screenshot e poi me lo mandate, oppure mi dite il colore, che così poi la riconosciamo e ve la metto da parte, perché ne abbiamo una per ogni colore, una per ogni modello. Quindi quelle che vi mostro sono quelle disponibili. Quella per esempio che ho fatto vedere nel video mercoledì è già piaciuta, me l'hanno già chiesta, già venduta, e vi mostro invece i colori che sono rimasti. Quindi verde, la prima verde da 800 ml, quindi così, manico, forma svasata, quindi un pochino più importante sul fondo che sale un pochino, si stringe un po' salendo, è la prima che vi mostro. I prezzi, vi dico anche i prezzi che se non avete ragione poi me li dimentico, vanno dai 45 ai 49 euro, in base alla capienza, quindi più o meno come range di prezzo. Poi nel caso vi dico singolarmente ogni teiera quanto costa. Allora, questa è la prima, colore un pochino più deciso, è un blu che tende un po' al viola. Questa come forma è un pochino più bassa, sembra un pochino più cicciotta, il coperchio è un po' più importante, quindi un po' più ampia l'apertura. Questa è la seconda decorazione, ha dei disegni che richiamano degli archi con all'interno un cerchietto, e il colore è un bel blu deciso, blu carico, che quasi appunto dà dei riflessi sul viola, sul violetto. Quindi anche questa è un'altra ancora disponibile, sempre il meccanismo uguale, quindi mantiene il calore, ha il suo filtro all'interno. Tutte le teiere hanno poi le stesse caratteristiche. Questa è un'altra versione del colore rosso, quella differente da quella che vi ho mostrato mercoledì, se l'avete vista. Questa è tutto disegnato come dei fuochi d'artificio, come dei fiori, un pochino più alta e un po' più stretta. Sono bellissime,
sono molto pratiche per tenere, perché ama la tisana calda da tenere proprio da bere durante l'arco della giornata, ma sono bellissime anche come oggetto d'arredo. Ci sono persone magari che la tengono, non so, sulla stufa, che ha ancora la stufa legna o la stufa pellet, perché è proprio bella anche da tenere come proprio oggetto d'arredo, anche bella da lasciare proprio in cucina, da lasciare in vista, perché è proprio veramente anche un bellissimo oggetto d'arredo. Ecco, allora questa rossa con i fiori hanno sullo sfondo un colore sul dorato e è un rosso, quindi rosso Natale. Questa non può mancare per i vostri regali di Natale, è bellissima. Se invece quest'anno vanno ancora di moda tutto black and white, chi ha la casa tutta nera e tutta bianca, questa vedete ha lo stesso disegno, la stessa fantasia di quella che vi ho mostrato mercoledì nel video, però invece che essere pitturata di rosso è pitturata di bianco, quindi smaltata nera internamente, manico nero e invece la colorazione esterna bianca. Quindi questa è perfetta per chi ha la casa più proprio black and white, senza un colore predominante, ma cercate un prodotto proprio più neutro. Questa è la più piccolina, è quella che contiene 600 ml, quindi in realtà sono già tre tazze di tè, di tisane, che potete utilizzare per voi o anche da condividere, quindi bellissima anche da tirare fuori quando avete ospiti in casa. Bianca, vi faccio vedere un altro verde, che è un verde diverso da quella che vi ho mostrato prima. Qui cambia la decorazione, sotto è un pochino più martellata, mentre sopra ha questo disegno geometrico, sempre con un fondo dorato. È un verdone più scuro, più deciso, anzi adesso ve la metto a confronto col primo verde. Ecco qua, così vedete anche la differenza. Questo è un verde un pochino più chiaro, mentre verdone proprio scuro, deciso per il secondo modello. Vi ricordo, se vi piace, non abbiamo solo una per tipo, quindi scriveteci o mandatemi la foto su WhatsApp, quindi fate uno screenshot e scrivetemi su WhatsApp, il numero sempre il solito, ma ve lo ricordo, 388-88-45700, o se non lo trovate, andate nella nostra pagina sia di Facebook che di Instagram, c'è proprio il pulsantone per scriverci direttamente su WhatsApp, così fate proprio veloci veloci. Questa verde, questa è 800-900 ml, non mi ricordo a memoria tutti, ma quindi comincia già a essere un 4 tazze, perché è un pochino di più come capacità. Ne mancano ancora due. Questa azzurra, infatti mi piace pensare che siano tipo onde del mare, questi disegni così semicircolari che ci sono. Sempre un pochino più ampia sulla base, quindi rimane un pochino più cicciotta per chi ama le tegliere un pochino più importanti. Questa arriviamo al litro, quindi riusciamo a farci 4-5 tazze, tutte sempre hanno all'interno il filtro, però questo è un azzurro proprio più brillante, quindi questa mi viene in mente, non so, la casa al mare, la casa proprio con un arredo più stile Grecia, perché il colore è proprio più un azzurro più brillante, quindi un pochino, per chi ama i colori, un pochino più pastello, più proprio che ricordano la primavera, l'estate, il mare, mi ricorda proprio una casa greca questo colore. L'ultima che vi faccio vedere è invece la più grande come capienza, perché è 1,2 litri, anche questa è sul bianco, quindi perfetta per chi ha la casa appunto che tende più bianco, ma ha delle sfumature più anche sul dorato, quindi è un bianco che però richiama le feste, il Natale, quindi ha delle sfumature sul dorato, soprattutto sulla grafica o sugli elementi di rilievo, e ha un bianco che ha quasi una sfumatura che tende un pochino più al rosino, ma un bianco più caldo rispetto all'altra che vi ho fatto vedere, che era proprio bianco e nero, quindi un bianco freddo, perfetto per chi aveva la casa black and white. Questo è un bianco in realtà che si lega a tutto, perché è un bianco con una sfumatura appunto leggermente dorata, calda, che per me è perfetta anche questa per le feste di Natale. Tovaglia rossa, teiera bianca, perfetta per i vostri ospiti, per offrire tè e tisane dopo il pranzo di Natale. È anche quella più capiente, questa è 1,2 litri, quindi riuscite a fare 6-7 tazze,
anche 8, così potete offrire ai vostri ospiti una bella tisana digestiva dopo il pranzo di Natale. Vi do qualche idea, qualcuno ce l'ha fatta confezionare anche per esempio per un matrimonio, piuttosto che per un regalo, se conoscete una persona che è un amante del tè, questa potrebbe essere un'ottima proprio idea. Quindi iniziamo a pensare anche ai regali di Natale, ma non solo, c'è ancora chi compie gli anni, c'è ancora chi si sposa, quindi potrebbe essere un'ottima idea anche per quello. Quindi vi ho fatto vedere tutte le teiere che abbiamo disponibili, tutti i colori che abbiamo disponibili delle teiere di Ghisa. Se ve ne piace qualcuno in particolare, fate screenshot, mandatemelo su WhatsApp in modo che ve la metto da parte, perché ogni teiera è un pezzo unico, quindi anche quando poi andiamo a riordinarle e riassortirle, non ce n'è mai una uguale all'altra, perché ogni teiera è fatta proprio in modo differente, colorata in modo differente, perché sono artigianali. All'interno della confezione c'è il loro certificato, poi sapete che a me piace sempre fare la confezione proprio bella, fatta bene, quindi ci dite per che occasione dobbiamo confezionarla e vi prepariamo già i vostri regali per compleanni, Natali, matrimoni, per tutte le vostre occasioni e evenienze. Quindi intanto vi ringrazio, vi ricordo il numero di WhatsApp. Per scrivermi potete trovarlo nella pagina iniziale oppure se volete appuntarlo 388 88 45 700. Poi salvate il nostro nome insieme al numero e se mi mandate anche il vostro nome, mi dite come vi chiamate, mi date il permesso di salvarlo, potete vedere anche sulle stories le news, i prodotti nuovi che arrivano, ci potete scrivere ogni volta che ne avete bisogno. In più oggi vi ricordo venerdì, preparatevi perché oggi arriva la newsletter. Arriva la mail per chi vuole scoprire in anteprima le promo della prossima settimana. Quindi intanto oggi vi ringrazio, stavo guardando se c'era qualche messaggio, vedo tantissimi su Instagram. Intanto vi saluto, vi ringrazio, vado a leggere i commenti e man mano poi vi rispondo. Intanto buon weekend, buon fine settimana e scrivetemi ogni volta che ne avete bisogno su WhatsApp o andate subito a curiosare la newsletter. Intanto ciao, buon weekend!